6 gare vinte su un totale di 8 disputate per l'Under 18 del basket Centrabruzzo, che a conclusione della prima fase del campionato regionale maschile Silver si aggiudica il proprio girone, risultando inoltre la squadra con il miglior attacco. Soddisfazione viene espressa dalla società presieduta da Loredana Lacivita e dal coach Raffaello De Angelis, che, affiancato dal dirigente Fabrizio Paolini e dal preparatore atletico Alfonso Trafficante, con costanza e determinazione sono riusciti a condurre il basket Centrabruzzo all'importante obiettivo che porta in alto il nome di Sulmone della Valle Peligna nel panorama cestistico regionale. A prevalere è stato lo spirito di gruppo dei ragazzi provenienti non solo da Sulmona ma anche da Prato La Peligna, Bussi e Popoli, che hanno voluto dimostrare come impegno, passione, dedizione e costanza riescono sempre a ripagare i tanti sforzi e sacrifici. Grande merito va a tutta la squadra, composta da Camillo Silvani, Kevin Angelini, Giuseppe Di Nino, Andrea De Melis, Cristian Cavallaro, Lorenzo Di Girolamo, Lorenzo Marinucci, Umberto Cinotti, Davide Paolini, Arthur Grilli, Antonio Ramunno e Federico Pedrilli. I ragazzi dell'Under 18 si stanno preparando ora con allenamenti continui ed una preparazione atletica specifica alla seconda fase del campionato, che dovrà essere disputata insieme alle prime due classificate degli altri gironi.